Salve a tutti i ragazzuoli, io sono Adder500, dimmi un po' che cosa vuoi e oggi siamo in un nuovo video. Questo è finalmente un nuovo video da solo ed è ufficialmente il primo video che faccio dopo il blocco di... doveva essere una settimana che poi ha cambiato tutto quanto. Però, l'importante è che io sia tornato. Quindi, eccomi qua. Questo video è tappabuchi, prima di tutto, che è molto importante dirlo, ma soprattutto anche per spiegarvi un po' quello che è successo durante questa settimana barra 10 giorni barra un po' di più. In questi giorni, a parte che ho fatto l'esame, quindi tutte le mie giornate sono state in questo modo. A parte quello, ho fatto un po' di video come avete visto sul canale, un po' di video ci sono stati, 3 su 17 tipo, quindi non potete per niente dire, due ne ho caricati due di fila perché uno era 2 minuti, l'altro non l'ho neanche registrato perché più che altro quei video li ho registrati o barra editati verso mezzanotte l'una, perché era l'unico momento libero che avevo e quindi... Ho potuto più editare che registrare. Infatti, l'unico video che ho registrato durante la settimana in cui non riuscivo a fare i video, l'unica cosa che sono riuscito a registrare è il video di Robits che è durato 3 minuti, tipo, se non sbaglio, quindi non è tanto. Gli altri sono cose che veramente ci ho messo. L'ultimo F l'ho registrato letteralmente in 5 minuti facendo soltanto così col mouse e basta, quindi niente. Mentre l'altro, quello di Massi, non l'ho neanche fatto io, è tipo di un botto di tempo fa, una live che pensavo editasse, però l'ha lasciata lì e quindi ho voluto editarla. Io ovviamente vi lascio il canale di Massi in descrizione perché è stra iper mega molto più bravo di me a editare, io faccio schifo in confronto a lui, quindi sì. Però sto cercando di elaborare cose. Comunque ho molti molti progetti per quest'estate. Sono finalmente libero per fare qualsiasi cosa ogni giorno. L'unica cosa che manca è Rafson, che appena arriverà, cioè farò tipo più cioè registrerò tipo più video in un giorno e spammerò, spammerò, spammerò. Quindi sì. Potrei anche tipo cercare di fare qualcosa. Potrei fare ogni tanto, cioè tipo in una settimana faccio due volte questa cosa, che un giorno faccio due video e faccio che di sera esce il video normale da 10 minuti oppure 8 minuti o 15 minuti o quello che è, lungo, editato, eccetera. Mentre verso mezzogiorno, eccetera, esce un video di 2 minuti tipo o tipo un funny moments oppure qualcosa di simile tipo un funny moments o funny valentine. Questa era brutta forte, era brutta forte. Comunque, a parte questo, ho aggiunto questa cosa alla stanza, questa lampada qua che non si vede perché è una me cioè io volevo metterla qui per farla vedere, eccetera. Però non si vede niente, anche se spengo la luce. Adesso dovrò andare a spegnere la luce. Visto? Non si vede niente. È vuota. Fa altamente schifo, quindi boh, è stato un progetto fallimentare, molto fallimentare. In questi giorni ho anche organizzato un video molto importante, cioè molto importante, un video abbastanza figo, voglio far uscire più che figo editare, da editare, eccetera, del contenuto. Secondo me viene un bel video se riesco. Ok, ho messo in carica la fotocamera, cioè io chiamo fotocamera però è il mio telefono. Vabbè. Comunque,
Sto dicendo, ho organizzato e sto organizzando ancora un video. Sto facendo un video abbastanza. Spero che esca figo perché il concetto è figo. Ci vorrà un bel po', veramente un bel po' di tempo. Magari forse a dicembre uscirà, non lo so. Uscirà comunque non in questi giorni. Quindi questo dovete star sicuri. Comunque, ho organizzato, cioè in questo periodo ho fatto un po' di cose produttive, diciamo, mezzanotte sempre, quando avevo poco tempo libero, almeno mi mettevo lì, ho scritto un po' di idee per i video, adesso non vi butterò un po' di cose perché sono spoiler incredibili, però un piccolo spoiler posso dirlo, che questi video saranno per lo più da fare in quattro, quindi. Però non mi dilungo, non dico niente. In questi giorni ho anche fatto un po' di robe per il viaggio che ci sarà in Serbia, per tutte le robe lì, perché avrò un botto di roba da fare lì. Sono contento almeno di questo. Potrò fare video, le live non le farò, già ve lo dico, live non credo che o non ne faccio più oppure. Cioè, ogni tanto per eventi speciali, magari una live ogni tanto ci sta, però non lo so, me la dovrò studiare meglio sta cosa. Comunque, vabbè, là ci saranno un botto di video da fare. Sono molto curioso, visto che ho preso tante cose per registrare col telefono, vabbè, però delle sottospecie di vlog o qualcosa di simile. Cioè, io voglio fare tipo una volta alla settimana mettere, cioè, alla fine della settimana, quindi di domenica in Serbia, mettere un video dove riassumo tutte le cose che ho fatto in quella settimana, a parte registrare i video, quindi tipo delle modifiche alla stanza, o cose simili, quindi è molto 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 importante questa cosa. Secondo me è figo, secondo me potrebbe starci, non lo so, ci dovrò pensare su. Pensare su. Comunque, torniamo un po' all'argomento scuola, un argomento molto triste per me. Io sono stato tipo 2 giorni, letteralmente, a non dormire, vabbè, quello era abbastanza ovvio, 2 giorni con l'ansia di non parlare, l'ansia di non riuscire a parlare all'esame per fatti, motivi, magari ci farò un video su, sarà molto importante quel video, se lo farò, poi non lo so, magari farò un podcast, potrebbe starci un podcast. Io ho un podcast, per chi non lo sapesse, che è praticamente parlare davanti a un microfono senza video e basta, tipo questo format, però senza il video, soltanto con la mia voce. Secondo me potrebbe starci un podcast da mettere, poi in descrizione ve lo metterò se lo farò. Comunque, mi sono messo lì a pensare, cavolo, se non riesco a parlare, cosa succede? E alla fine il mio esame è stato letteralmente così. Potete capire quanto ci sia rimasto male, perché io 2 giorni, letteralmente 2 giorni prima dell'esame ci sono rimasto, cioè stavo pensando in tutte le maniere se non riuscivo a parlare e alla fine è finito un po' male, comunque va bene. Bene, credo basti così. Ho registrato veramente poco, quindi ci saranno pochi tagli in questo video, eccetera. Magari durerà 5, 2 minuti, eccetera. Però ho registrato letteralmente 11 minuti, quindi sì. Non lo so, comunque spero che da domani escano molti videogiochi, eccetera, perché questo format così da solo, anche soltanto giocare a videogiochi da solo, oppure soltanto parlare davanti al telefono, alla webcam o a qualsiasi cosa, parlare da solo senza fare niente, secondo me è un po' noioso alla lunga. Comunque, vabbè. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, ci vediamo domani con il prossimo, spero che esca domani se non avrò ovviamente delle malattie compulsive sul coso, ho quasi distrutto la scrivania e basta, ciao!